Questa mattina, a sorpresa, la prima messa dopo l'arresto di Don Desio con l'accusa di pedofilia è stata celebrata dall'arcivescovo di Ravenna e Cervia, Monsignor Ghizzoni, tornato di corsa a Ravenna dal viaggio ad Assisi, appena saputa la notizia dell'arresto del parroco di Casal Borsetti. La grande tristezza che ci ha provocato questo annuncio, che ci ha messo davvero tutti in grande difficoltà, perché non ci aspettavamo mai più una cosa del genere, ci ha lasciato molto scioccati, non solo me, ma ho visto anche i parrocchiani, ovviamente. Abbiamo espresso anche il nostro dolore, la nostra vicinanza alle vittime, ai ragazzi, ai giovani, che sono la cosa che ci interessa di più in questa vicenda, e alle loro famiglie. Abbiamo ancora detto che se risulteranno vere le accuse che ci sono oggi, sono molto gravi, e quindi se risulteranno vere ci saranno delle conseguenze naturalmente gravi anche per lui. Intanto in via cautelativa lo abbiamo sospeso da tutti gli incarichi parrocchiali, diocesani che aveva prima. E poi abbiamo invitato ieri pomeriggio tutti i preti, abbiamo mandato un messaggio a tutti i preti in modo che oggi lo ricordassero e pregassero per i ragazzi, per le loro famiglie, per questa comunità che viene segnata da questa vicenda, e anche per lui. Per Don Giovanni, perché Don Giovanni avrà bisogno di un periodo di ripensamento, di conversione e forse io penso anche di cura, perché una cosa di questo genere è veramente non solo grave dal punto di vista morale, un peccato, ma come detto prima è anche un reato, è anche probabilmente il segnale di un disturbo, di qualcosa che non funziona seriamente, per cui deve anche lasciarsi curare. Per quello che è successo. Poi naturalmente noi faremo anche il nostro procedimento indipendentemente da quello civile, perché anche dal punto di vista canonico dobbiamo prendere i nostri provvedimenti. Intanto comunque lui è sospeso da tutti i suoi impegni. Ci auguriamo che possa essere superato questo episodio, che però è grave, che lascerà comunque delle ferite, delle tracce, non è che non sarà facile, insomma, superarlo. Senta, ai fedeli, appunto, ha chiesto di pregare per Don Desio e per i giovani e i ragazzi coinvolti in questa situazione. Anche qui nella chiesa di Casal Borsetti ha fatto la stessa preghiera. Sì, ho chiesto anche a loro di unirsi, ma ho visto che c'era molta condivisione in questo senso. Sono stati tutti turbati, rattristati tutti in modo forte. Non possiamo poi alla fine, in questo momento, per quello che sappiamo, non possiamo fare altro, ecco, che sostenerlo, pregare per lui, poi dopo vedremo via via che si svilupperanno le cose, cosa fare ancora, ecco. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.